Allora, dottoressa Ella Grimaldi, un contributo dato dalle testimonianze, niente di più vero, di più veritiero, di più attendibile di una testimonianza. La testimonianza è dell'attrice Marianna Petronzi, per esempio, che utilizza il teatro con funzione educativa, espressiva, e a me è piaciuto moltissimo. L'arte e la scienza e l'avvocatura. Cosa la colpisce come medico in questa società sempre più attenta, e lo vediamo tutti i giorni, al problema linea e dimagrimento eccessivo e anche repentino? Cioè, a me sembra che la gente abbia bisogno di una formula, di un antidoto, mi sembra veramente una follia generale, vorrei dimagrire, essere magra a tutti i costi. Sì, c'è bisogno di dare la giusta informazione, c'è bisogno di parlare, non è mai troppo, e c'è bisogno di eventi come questo e di far passare il messaggio corretto per una sana alimentazione, per un corretto stile di vita. Noi vogliamo ringraziare la dottoressa Claudia Corina Benedetti, che ha avuto proprio l'idea di creare questo convegno e di creare comunque le sinergie che sono intervenute a supporto. Ecco, lei in modo, diciamo, personale, in qualità di amica, come lo vuol fare? Dunque, io oggi sono qui per parlare di trattamenti di medicina manuale, sono un'esperta di medicina manuale, mi occupo di medicina fisica riabilitativa da 22 anni e utilizzo metodiche manuali per i dolori intervertebrali di tipo, diciamo, reversibile. Quindi ci sarà un'esposizione di quelle che sono le tecniche mediche per risolvere questi disturbi, diciamo, vertebrali, e queste algie, questa sintomatologia algica, e presenterò un lavoro, uno studio che è frutto di un'esperienza professionale in cui verranno esposte delle tecniche specifiche di tipo manuale. Splendido.